Gentili telespettatori, benvenuti a un altro approfondimento che come al solito va in coda al nostro TG 116 News su Calabria 1. Oggi ho portato Carmen Nigro, lei è l'assistente sociale. Con lei vogliamo parlare un pochino di un problema spinoso che riguarda tante persone. Probabilmente in ogni famiglia c'è una separazione, c'è un accordo che poi viene meno e quindi con la fine dell'amore, quello che chi ne fa le conseguenze proprio sono i figli. Ecco, con lei vogliamo parlare proprio di questi casi in cui quando c'è una separazione, poi i figli addirittura molte volte vengono usati come delle armi per farsi la guerra, marito e moglie, e chiaramente ci sono dei problemi psicologici per i figli e soprattutto anche per i due che si separano. Ecco, volevo sapere un pochettino com'è la situazione. Salve, buongiorno innanzitutto. Sì, la situazione ovviamente oggigiorno è molto grave perché spesso si assiste a quello che è la violenza, no? Innanzitutto vorrei dare una definizione di violenza. Per violenza domestica intendiamo tutti quegli atti violenti che possono essere messi in atto da familiari, da chiunque, e possono essere di tipo fisico, sessuale, psicologico o anche economico, e che si verificano all'interno della famiglia. La violenza domestica si manifesta attraverso alcuni segnali che non bisogna mai sottovalutare. Infatti, se facciamo riferimento al modello della spirale della violenza, che illustra in modo molto chiaro qual è la dinamica che avviene, si può vedere come la violenza non si manifesta subito e in modo esplicito, ma effettivamente poi va a percorrere quello che viene definito escalation di gravità, ovvero attraversa sempre alcune fasi. Infatti, sia la prima fase dove si vede un aumento graduale della tensione all'interno della famiglia e dove avvengono liti frequenti. E quindi si cerca di eliminare queste liti che si verificano. Poi si passa ad una seconda fase che è quella dell'aggressione. È in questa fase che effettivamente poi si manifestano quelli degli atti violenti veri e propri. Successivamente si passa a quella che è la terza fase, dove chi commette violenza ha un atteggiamento di tipo di pentimento, dove cerca la riconciliazione con l'altra parte, attivando dei comportamenti più calmi, cercando di fare delle promesse di cambiamento, oppure può capitare, spesso capita, che la vittima in questione viene spesso accusata in primis di commettere lei violenza, quindi di commettere quegli atti di comportamento che porta l'aggressore poi ad usare violenza verso Ed è lì, dottoressa, mi scusi se la interrompo, è lì che poi in quella fase lì, la fase che io la chiamo del perdono, quando c'è stata questa esplosione di violenza, di rabbia, di rancore in una coppia, poi colui che ha fatto violenza comincia a fare il buono, comincia a fare il bravo per essere perdonato. Molte volte, nella maggior parte dei casi, è l'uomo che fa violenza alla donna. La donna tende a perdonare per amore, tende forse ad illudersi che le cose possano cambiare, che sia stato un evento sporadico, e invece no, poi si ripresenta questo problema. Se non ci si affida soprattutto a dei professionisti come lei che riescono poi a dipanare questa matassa. Prego, continui. Esatto. Allora, innanzitutto vorrei sottolineare che la violenza, anche se c'è un'alta percentualità per quanto riguarda la violenza sulle donne, ciò non toglie che ci sia anche una piccola percentuale dove le donne siano quelli che commettono anche atti violenti, perché non è solo la donna la vittima, ma capita che anche l'uomo.
E l'altra percentuale abbastanza alta è anche la violenza nei confronti dei minori, perché spesso si attivano questi comportamenti davanti ai minori, sottovalutando poi le conseguenze che si vanno a ripercorrere sugli stessi. Per quanto riguarda la violenza sui minori, oltre alla violenza assistita, abbiamo anche poi la violenza delle patologie delle cure, ovvero della trascuranza delle cure nei confronti del bambino, oppure la violenza psicologica, la violenza sessuale, sono tutti quei tipi di violenza che avvengono poi nel nucleo familiare. Quindi la violenza ha un'ampia visione, non è solo tra i genitori, può essere anche la donna verso l'uomo, l'uomo verso la donna, oppure nei confronti dei minori stessi. Purtroppo sì, capita spesso, è una realtà che io vado a definisco, è importante che chi comunque subisce o chi si trova in questo stato di disagio vada a percorrere quelli che sono poi i percorsi giusti di recupero, al fine poi di evitare quello che succede, cioè la separazione, il divorzio, anche se c'è da dire che casi molto gravi è opportuno che la donna e i minori vengano allontanati da coloro che poi emette la violenza. Ecco, che tipo di intervento una coppia che si rivolge a lei o una donna che si rivolge a lei perché è vittima di violenza, che tipo di aiuto gli si può dare a queste persone? Allora, dipende dal tipo di violenza. Se a livello fisico, ovviamente io la prima cosa che faccio è indirizzarlo verso i centri di violenza, dove loro si occupano poi di intraprendere un percorso di sostegno a livello psicologico, a livello sociale e tutto quello che poi comporta l'intervento. Diversamente invece l'intervento per quanto riguarda il conflitto e l'altro conflitto, dove si può recuperare quello che è il poi il matrimonio stesso. Questo ovviamente accade quando ci sono dei litigi differenti dal tipo di violenza che poi si viene a instaurare, no? Quando parliamo di alto conflitto si attiva un percorso di coordinazione genitoriale. La coordinazione genitoriale si basa su il coordinatore è il terzo imparziale che interviene all'interno della coppia e si basa sull'alto conflitto. Differente invece il mediatore familiare che è il terzo neutrale all'interno della coppia e che cerca di mediare quello che è un conflitto un po' più placato, diciamo. Purtroppo sono dei percorsi molto utili alla coppia, anche se a volte comunque si attivano in fase già di separazione, però perlomeno non va a incidere su quella che poi è la divisione dei figli, si evita l'alienazione parentale, si evita il conflitto tra i genitori per quanto riguarda la gestione dei minori e tanti altri fattori. Ecco, i bambini chiaramente sono le vittime innocenti, quelle che purtroppo ne fanno le spese. Qui in Calabria abbiamo avuto anche casi di suicidi di bambini perché i genitori litigavano, lo dicevano spesso, se voi continuate a litigare io mi butto dal balcone, e poi alla fine qualcuno l'ha fatto veramente. E quindi è finito con questo tragico epilogo. Prima di arrivare a una tragedia, cosa si può fare con i minori? Perché allora, i poverini si trovano fra due fuochi a vedere mamma e papà litigare anziché dargli dell'affetto, fargli le coccole, educarli, crescerli. Allora, innanzitutto sono del parere che non bisogna mai litigare davanti ai minori, anche perché forse i genitori, non forse, sicuramente i genitori sono inconsapevoli che anche in una semplice fase di separazione la colpa l'addossano i bambini. Cioè, qualsiasi causa può succedere di separazione, il bambino si sente in colpa della separazione dei propri genitori. E questo è importante far capire ai minori che se mamma e papà non sono più d'accordo, non sono loro la causa, ma possono essere tante cause.
purtroppo l'amore può finire, ma nonostante tutto siamo i tuoi genitori e ti vogliamo comunque bene, continueremo a fare i tuoi genitori anche se in modo separato. Questo è importante far entrare nell'ottica dei, dei bambini e dei figli. Non c'è un'età specifica, perché puoi anche avere 18 anni, 20 anni, 3 anni, è comunque importante spiegare questa cosa, perché succede proprio che questi bambini, i ragazzi, spesso si appoggiano addosso a loro la scuola della separazione del genitore. Ecco, perché poi se li portano dietro per tutta la vita questi traumi. Esatto. Quindi si creano dei danni che poi tendono a deviare quella che può essere poi l'esistenza di una persona, perché poi non sappiamo in che cosa sfociano questi brutti ricordi, queste esperienze negative dei genitori che litigavano, che poi alla fine, ecco, si sono separati. E io anche di questo volevo parlare, se lei me lo consente. Siamo quasi in chiusura dell'intervista, però ecco, le dedico anche qualche minuto. I genitori come si devono comportare? Ecco, l'abbiamo accennato, perché è difficile per i genitori poi fare il loro ruolo, specie quando magari ci può essere uno dei due che mette il bastone tra le ruote, parla male dell'altro o addirittura non gli dà la possibilità di vederlo. Quindi ecco, vogliamo dare qualche consiglio, perché di questi casi ce ne sono tantissimi. Sì, è ormai all'ordine del giorno. Sì, è importante che si affidino ad uno specialista, che abbiano fiducia degli specialisti, del mediatore, del coordinatore, oppure di un assistente sociale, perché comunque l'assistente sociale è visto un po' con timore. Però è importante fare questi percorsi proprio al fine di evitare, come dicevo prima, l'alienazione, oppure è mio figlio, tu non vai, perché bisogna tener conto che fino a qualche mese fa, cioè eravate marito e moglie, la persona non cambia da un giorno all'altro, quindi è importante affidarsi agli specialisti per intraprendere un percorso almeno che riguarda poi il benessere dei propri figli, ma anche il benessere della coppia in sé. Bene, dottoressa, lei opera in Puglia, mi sembra, tra l'altro ha scritto anche un libro che è derivato dalla sua tesi, ecco, per chi volesse chiaramente contattarla, come deve fare? Ok, sì, io opero presso il mio studio privato, il servizio sociale privato su Brindisi, possono tranquillamente contattarmi, c'è un sito internet personale, anche sulla pagina Facebook Chiocciola Nigro Carmen, per qualsiasi consulenza privata o per intraprendere qualsiasi tipo di percorso, io sono sempre a disposizione. Bene, ringraziamo la dottoressa Carmen Nigro, così ribadiamo un pochino il concetto: chi ha bisogno di aiuto, poi la Puglia sta a due passi dalla Calabria, quindi la si può raggiungere facilmente, può rivolgersi a degli specialisti, perché chiaramente la separazione tra una coppia è sempre traumatica e molte volte quando ci sono dei figli in mezzo sono questi bambini a farne le spese. Sono dei traumi che poi se li portano per tutta la vita, quindi gli si devia proprio la loro esistenza. Quindi genitori, se non si va d'accordo, separatevi, ma in modo civile, senza usare i bambini come armi. Grazie dottoressa, alla prossima. Grazie. Appena avremo altri argomenti la ricontatterò. Arrivederla. Grazie, gentilissimo. Grazie.